Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy e siamo pronti per continuare da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Dopo aver affrontato quel maledettissimo boss, che veramente è stata una tortura, perché vi ripeto, è stata una tortura. Ah, ma qui c'è il salvataggio. Bene, io invece sono tornato indietro per salvare. Ok, praticamente è successo che adesso dobbiamo tornare indietro, almeno per quello che ci è stato riferito. Però, come potete vedere, abbiamo sbloccato adesso una nuova zona della miniera, dove qua abbiamo un forziere che apriremo immediatamente, che contiene uno stereo. E da questo lato invece c'è qualcos'altro? No, mi pare di no. Ok, ora noi dovremmo tornare indietro, perché vedete la freccia praticamente indica, teoricamente indica il bar. Dovremmo tornare al bar, se non erro. Però io voglio andare di qua, esatto, perché di qua, come potrete notare, ci sono diversi forzieri che devono essere aperti. Questa è una zona che ovviamente si può raggiungere anche dopo, quindi non è quello il problema. Nel senso, se volete seguire la trama o per speedrun o perché vi interessa effettivamente solo la trama, potete farlo. Però vi consiglio, come sto facendo io comunque, di sfruttare l'occasione e andarvi a prendere i forzieri. Anche perché avendo il teleport praticamente qui attaccato, cioè avendolo praticamente qua, potete tornare subito indietro senza perdere ulteriore tempo. Nel frattempo ne approfitto di questo giretto per non solo esplorare la mappa, ma anche per aprire eventuali bauli, eventuali forzieri, perché sto lavorando ad un'altra cosa, ovvero sto lavorando praticamente ad una serie, diciamo una serie, sto lavorando praticamente al recupero di quello che è un altro gioco che probabilmente porterò sul canale nuovamente. Perché questo? Purtroppo Twitch ha un sistema abbastanza particolare, dove se tu non sei un partner ovviamente della piattaforma, quindi io non sono un partner della piattaforma, sono semplicemente un affiliato, ecco, nel frattempo c'è un altro bel forzierozzo, essendo soltanto un affiliato, oh, cotta pesante, questa è per Digo, e gliela diamo subito. E quindi che vi stavo dicendo? Ah, essendo che io praticamente non sono un partner di Twitch, ma sono semplicemente un affiliato, il sistema di salvataggio dei video purtroppo non funziona come di dovere. Quindi dopo un tot, che comunque non è tanto, in realtà è stata anche una mancanza mia, dopo un tot praticamente cancella, o comunque non tiene più in archivio i file, cioè non i file, i video delle live precedenti. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente io ho perso tutto il lavoro che ho portato su Twitch di Octopath Traveler. Lo so, ho recuperato soltanto poche live, a partire, se non sbaglio, dalla quinta, se non erro, dalla quinta live che abbiamo fatto con Octopath Traveler, che comunque già corrisponde a parecchie ore di gioco perse. Quindi volevo anche sapere quella che era appunto la vostra opinione. Volevo sapere se effettivamente voi volete magari che io possa in un qualche modo fare un lavoro di tagli e cuci per quanto riguarda la prima parte di Octopath Traveler e poi lasciarvi le live in formato intero sul canale, oppure addirittura rifare completamente la serie di Octopath Traveler. Ora, il problema è fondamentalmente che se dovessi ricominciare Octopath Traveler, preferisco ricominciarmelo già da adesso come preferisco ricominciarmelo adesso come comunque gameplay completo, con i tagli eccetera eccetera, e portarvi comunque soltanto la storia principale, oppure fare, diciamo, il primo lavoro, o comunque per registrare in maniera integrale tutta la sezione di Octopath Traveler e fare come se fosse stata un'altra live di Twitch e praticamente riportarla sul canale. Quindi questo poi me lo direte voi. Comunque, per il momento andiamo avanti su Rogue Galaxy, ma questo poi avremo modo comunque di poterlo discutere anche in futuro.
Allora, siamo ritornati indietro e vediamo che cosa succede. If you're looking for the lady, she said she was leaving town. She didn't leave any message. It's better this way. Gail and I were nothing but bad luck for her. I don't think so. That's not true at all. Don't you get it, Digo? Angela is leaving town because she wants to help you. You ran away from living your life by depending on her to keep you going. She figures that as long as she's around, you'll never be able to stand up on your own two feet again. Angela. Are you just going to let her leave? Hey, Kisala. Kisala. She must be at the station. You might get there in time if you leave now. Go on. Hurry, Digo. Thanks. Messaggio, parole dure da parte di Kisala, però fondamentalmente ha detto le cose come stavano. Quindi, dove dobbiamo andare adesso? Qui alla piazza? Ok, siamo praticamente nelle dirittura d'arrivo di questa fase, di questo pianeta, anzi, per così dire. E quindi, finalmente potremo raggiungere una nuova zona. E raggiungere una nuova zona ovviamente implica nuove armi, nuove conoscenze, nuovo level up, nuovo farming, tutto quello che ovviamente bisogna fare per andare avanti. E quindi perfetto così. Angela. Digo. I'm sorry. I didn't want to tell you. You know me. I'm just no good at farewells. Don't go, Angela. Stay here. Please. I need you, Angela. You're the only one. Diego. Having second thoughts? No. You're the one that stopped me from going. And now you're leaving? I'm sorry. I have to figure out how to redeem myself. Please understand. Will you wait for me? Until I return? Right now, I'm not a man who can make you happy. But out there, I plan to find the part of me that can. I'm sorry. I've made you wait for too long. I can hardly ask you for more than you've given me. Do you really think that? You're so spoiled. You know full well what I'm going to do. Don't you?
Angela. But I'm so happy. I've waited so long for you to come back from where you were. Welcome home, Deco. We have no more use for you. Scram! I'm afraid that's my line, Zax. What are you trying to do? You tricked me. Datron has the tablet now. But this war won't end. Am I right? So what if you are? You know my history. You used that promise to lure me in just so you could use me. So what? What do you hope to accomplish right now? Don't worry about it. It doesn't matter anymore. You're about to die anyway. Kill it! It's over. Every time I close my eyes, it's all I see. I am haunted by... Jester! What happened to the tablet? We saw it, but they handed it over to Datron. The ship it's in is just leaving Vedan now. Let's go after it. What? Those Datron scum! You two, anchors away! Aye, aye! Oh, it's you. You're free now. Get out of here. For what you did to Dad. I see how it is. I couldn't get anything back, after all. Can you see that, Deagle?
It's our star. Our? Mr. Moriarty, I just wanted to inform you that we have received the tablet as promised. I've placed the 200 million Zen in your bank account as you requested. Consider this transaction complete. Best wishes to you, boss. Hey, Jester. Hmm? What's this? From now on, you're part of our crew. So, that means you're now in cahoots with a bunch of lawless space pirates. Pirates, huh? It looks like the tablet is being transported directly to Rosa. Rosa? It's a slave planet under Longardian control. Super boring, too. It's all desert. I wonder what they plan on doing with it there. We'll find out soon enough. Don't lose sight of it. Hey, make sure you stay close behind. Yes, ma'am. Kisala? What happened? Kisala. It's okay. I'll go see. Are you all right, Kisala? Huh? Lilica! You saw that, huh? When did it start? A while ago. It was never this bad before. But lately it's been happening more often. Have you seen the doctor? No. This isn't anything he could cure. I know what it is. Something's trying to warn me. But don't tell anyone, okay, Lilica? It doesn't bother me, really. Kisala. Lilica, Kisala, we'll be entering Rosa's gravitational sphere. Better come inside. It's dangerous. Ladies and gentlemen, the salvation you've been waiting for all these years has finally arrived! With this magnificent technology, a Longardian victory is all but guaranteed! So now, let us behold!
masterpiece of Daytron know-how, the new battleship, the Emperor! Take a look! Such a splendid combination of elegance and ferocity! And behold its power! A perfect complement to the ruler of a galaxy! Chairman, please reconsider. Introducing a ship like this will only magnify the conflict even further. Chairman! With all due respect, Admiral, it's because of lukewarm commanders like yourself that this war shows no sign of ending. You may be a military man, but you refuse to bulk up your arsenal. How can you protect yourself from the enemy with no weapons? You can't stand for justice when there's no power behind it. Justice? What justice? All you're really interested in is profiting from this war. How much do you need to profit before you're satisfied? That's enough! You're not the one deciding. Now, Chairman, what do you say? Sir? Yes. His Excellency has decided we shall take 300. Sir! Thank you for your business. Chairman Van Dersch of the Longardia War Council has placed an order for 300 units! I bid you farewell! Well, congratulations, you handled that beautifully. Very nice timing, as always, Norma. This deal was just like taking candy from a baby. And aren't you looking dazzling, as always? Oh, sir, you're such a flirt. By the way, Norma, how's that thing coming along, Oh, that? I've received reports that it's just about to arrive at the site. Is that so? Well, then, we better be on our way. It seems the transport ship landed near the ancient ruins in the south of the Silverzar Desert. Oh, the ancient ruins, huh? I always figured there was some kind of connection between the great tablets and all these planetary ruins. I was right after all. You sure are a sharp one, boss! Oh, shut up! They'll spot us for sure if we land this close. What should we do, Captain? Let's hit the port in Salgan. From there, we'll approach through the desert. The desert? Not too sure about that. That's the only way in. If we approach in plain sight, they'll spot us before we get there. Besides, Jaster knows this planet inside out. I say we go through the desert. You scallywags have a lot of nerve to be whipping up strategies, you know! Of course, as the first mate, I'll have to okay anything you come up with. Give it a rest, Puffykins. Well, Captain, what should we do? Why, I never! Now
listen up, you dogs. We'll land at the port and proceed through the desert. Now quit dawdling! Jaster, Rosa's your home planet, huh? Must know your way around. Of course. The desert is through the residential area's south gate. We'll make our way through Silvazar towards the ancient ruins. Don't worry, we can do it. Finalmente possiamo riprendere le redini del nostro gruppo. Allora, per prima cosa, ecco, utilizziamo il warp e nel frattempo adesso c'è Steve che parla col dottore. How are your adventures coming along, Mark? Something terrible's happened. It's Daedron. They took the Great Tablet. Daedron? I see now. So that would explain why things have been so frantic around here. It all makes sense. But it's okay. Jaster and his team won't give up. They're going across the desert to take it back. I've never seen anything like this. I love traveling with these guys. I'm having a blast! Don't do anything silly now. Let me make an upgrade to Steve's self-defense system, just in case. No, don't! Mark. Everyone's doing their best. The others would be in trouble if Steve ever ran away. You're right. I'm sorry, I shouldn't have assumed. But take care of yourself, Mark. Huh? Oh, it's you. I didn't see you come in. I was kind of distracted. Here's the data you asked me to get for you, Dr. Picacho. I was able to pull it off the mainframe directly. Thank you very much. Sure. So, how's Mark been doing lately? He's just fine. I feel terrible for making you spy for me like this, especially since you and Mark were childhood friends. No, it's all right, Doctor. It doesn't matter. I'm happy as long as Mark's doing okay. Well, see ya. Oh, by the way, some Daedron investigators came by the other day trying to dig up information. Be careful, okay? I will. Thank you. Ok, ci siamo. Allora, salviamo, ovviamente, così tutto sto filone di video non dobbiamo più rivedercelo. Mi sembra anche logica questa cosa. E iniziamo ad andare avanti. Allora, per quanto riguarda il teleport, io credo di poter utilizzare... Esatto, posso utilizzare il teleport perché posso teletrasportarmi praticamente nella zona interessata, dato che la mappa l'ho praticamente sbloccata già tutta, quella di Rosa, avendola visitata precedentemente. E non ricordo però se effettivamente adesso posso cambiare il mio party, perché in realtà... Esatto, adesso li possiamo cambiare. Quindi ho l'occasione di poter utilizzare Zegram. Quindi approfittiamone. Mettiamo Zegram e... E poi vorrei mettere anche lui.
per far aumentare comunque il loro equipaggiamento di livello, dato che ancora siamo praticamente alla preistoria. Ecco, qui siamo già al massimo, quindi cambiamo con questo. E cambiamo con questo. Poi vedi, ancora qua abbiamo praticamente l'inizio con Zegram, quindi dobbiamo darci una mossa a potenziare. Allora, inseriamo stella cadente. Miglioriamo un po' tutto quello che c'è da migliorare. E adesso tecnicamente sarebbe l'occasione giusta per migliorare Zegram. Adesso Zegram può essere utilizzato. Anche se c'è un periodo, se non ricordo male, che poi deve essere nuovamente abbandonato. Però per il momento va bene così. Ci siamo. If we go through the desert from here, we'll reach the ruins. But this area can be dangerous. It's rife with beasts. That scares me a little. But as long as you're here, I don't mind. I've never been a big fan of deserts myself. This is the only way we can approach without the enemy spotting us. Oh, but I sure do hate this heat. Oh. Hey, Jaster! You sure this is all right? I mean, I really don't want to drop dead out there. We'll be fine. Come on. Ci siamo. This is really hot. Allora, non so se vi porto tutta la sezione del deserto, perché comunque ci saranno incontri casuali, ci saranno tante robe, quindi non so. Per un po' comunque andiamo avanti. Poi se vedo che perdo troppo tempo tra combattimenti e roba varia, vado avanti da solo. Per esplorazione, ovviamente, vado avanti da solo. E poi ci rivediamo nel momento opportuno. Perché potete vedere che ci sono tanti nemici e tra l'altro abbiamo delle armi abbastanza insignificanti degli altri personaggi, a differenza comunque di quello che si possa pensare. Non abbiamo una grandissima... Tra l'altro adesso abbiamo sbloccato il colpo infuocato livello 2. Dovrei fare anche un po' magari di... effettivamente di provviste. Trovo una bottega, faccio provviste, tanto pozioni non ne devo comprare per ora, per cui posso fare benissimo scorta di pozioni e tutto quello che è possibile prendere e ottenere, ovviamente. Allora, qui forzieri non ce n'era, vediamo se qua ci sono. Adesso sbloccando il livello 2, vedete, dobbiamo raggiungere i 7 colpi per poter fare l'attacco speciale, ovviamente. Eppure hanno come danni, sì, infatti sono molto bassi quelli degli altri. Vabbè, è normale, giustamente non abbiamo potenziato nulla finora. È per questo che appunto sto utilizzando sia Zegram che Simon, proprio perché dobbiamo potenziare le loro armi. Allora, qui non c'è nulla. Di qua però forse c'era un forziere, esatto, anzi due forzieri. Il deserto di per sé è abbastanza lineare come mappa. Madonna.
Ok, utilizziamo la pistola. Eh sì, sarà un po' una rottura di palle far aumentare le armi, ma credo che comunque perderò un po' di tempo appena trovo l'altro salvataggio. Sicuramente. Oh, un'ascia per il nostro Digo e pietre fiammeggianti, ok. Sconfiggi tutti i nemici in 20 secondi. Utilizziamo anche la pistola e il colpo infuocato, che adesso, come potete vedere, è migliorato. Avete visto? Adesso il livello 7, giustamente, essendo il colpo infuocato livello 2, è decisamente migliore. Dobbiamo sbrigarci. No? Non ce l'abbiamo fatta. Questo perché giustamente non abbiamo le armi potenziate per tutti. Però vabbè, poco male. Allora, proseguiamo, perché fin quando è ancora esplorazione la voglio portare in live, cioè voglio portarlo in registrazione. Quando invece devo iniziare a farmare o comunque perdere un po' più di tempo per potenziare le armi e fare tutto quello che giustamente bisogna fare, quello lo faccio per conto mio, lo faccio off camera. Però fino ad allora, guardate quanti danni fa questa pistola. Cioè la pistola è veramente veramente forte. E tra l'altro stiamo anche per migliorarli, stiamo quasi per maxarli. Direi ottimo. Allora, qui dovrebbe esserci il salvataggio a breve, se non erro, eh. Quindi mi sa che poi salverò. Donna, 300 danni al calabrone. Probabilmente sono deboli all'elemento. Wow, una carneficina con la pistola. Ecco, lì c'è il salvataggio, l'ho intravisto. Ah, c'è un bel forziere. Senza usare oggetti o abilità. Attenzione. Vabbè. Proprio sono stato sfigato che mi ha preso con il colpo. Ma non l'avrei comunque. Non ci sarei comunque riuscito. Perché le armi comunque degli altri sono troppo scarse. Speriamo che ci sia anche una bottega lì vicino per permettermi di comprare pozioni, rinascite. Tanto i soldi ormai non sono più un problema. Ne abbiamo parecchi. Vedete, guardate quanti soldi si riescono a farmare qui alla volta. Olè. Tricura, questa è molto molto buona. Perfetto. Allora, vediamo se abbiamo Eureka. Ok, io direi che a questo punto adesso qua salvo e mi metto un pochettino a farmare le armi di Zegram e Simon, dato che sono comunque gli ultimi. Dovrei fare anche Jupis, ma per il momento penso che non ci sia l'obbligo. Preferisco far avanzare loro, quindi direi che ci possiamo vedere tra poco. Allora ragazzi, mi sono fatto prendere la mano
Tant'è che praticamente sto registrando il giorno dopo a quando vi ho salutato così per staccare, perché sono cambiate diverse cose. Sono cambiate diverse cose perché, come potete vedere, ho raggiunto addirittura i livelli 37, 36 e 36. Ho migliorato parecchie armi per i nostri personaggi e ne ho parecchie altre craftate che però al momento non posso utilizzare. Se mettiamo prima l'equipaggiamento, come potete vedere ho una spada addirittura a livello 42 che sono riuscito a craftare e altre due spade che a breve riunirò, probabilmente per ottenere un'altra spada che ho già avuto livello 35 se non erro, quindi molto più forte, e poi altre pistole che comunque ho unito, specialmente questa di livello 39 che per il momento non posso ancora utilizzare, quindi per il momento sono un attimo più diciamo preso dal potenziare le mie armi. Ho potenziato anche qualcosa per Zegram, adesso sto potenziando la forza di Vaira livello 11 perché può essere unita appunto con questa livello 23 per vedere poi effettivamente cosa mi riesce a dare. Anzi, vediamo se effettivamente... Nope. Ah, forse non le potevo unire quelle spade? Mi sa che ho tralasciato un qualcosa. Forse dopo devo potenziare questa, ma non ricordo effettivamente perché. Comunque, ok. Mi ricordavo che questa forza in realtà di Vagira dovesse essere utilizzata per craftare, ma non ricordo. Comunque, andiamo avanti. Perché ho livellato parecchio, forse anche troppo. Mi sono fatto prendere la mano e quindi non vorrei effettivamente raggiungere una, diciamo, un livello troppo OP. Non sia mai che diventi effettivamente troppo forte per il livello di gioco e possa in un qualche modo perdere anche un po' della challenging che appunto mi offre il gioco stesso. Quindi preferisco comunque livellare piano piano. E specialmente preferisco livellare nei modi giusti, ecco. Allora, bottega. Vediamo cosa aveva questo tizio. Sfera offensiva. No, antica pergamena 2. Soffio di chimera. Scalda dischi di X. Beh, le posso comprare. Ormai come soldi, come potete vedere, sono messo abbastanza bene. Non ho molti di questi problemi finanziari, quindi possiamo tranquillamente gestire. Allora, per quanto riguarda forzieri e roba varia, non ricordo. Ecco, sì, là ce n'è uno. Ok, vediamo come va un attimo la situazione. Poi, dopodiché... vediamo se magari non perdo troppo tempo, o comunque perdo il giusto come tempo. Cerco di magari tagliare, cioè vi faccio vedere un pochino, vi aggiorno un po' sulla situazione e poi taglio nuovamente il tutto. Tra l'altro è stata anche un'ottima scusa questa qui per farmare veramente tanti soldi, perché comunque ogni combattimento mi ha permesso di ottenere dai 1000-1500 unità di denaro. Quindi veramente veramente buono come farming in generale, sia di livelli ma soprattutto di ricchezza monetaria. Allora, non dovremmo essere tanto lontani dalla nostra direzione, cioè dalla nostra meta più che direzione. Allora, qui c'è un altro forziere. Ovviamente davanti al forziere. Ok. Olè. Allora, andiamo a vedere cosa c'è anche in questo forziere.
pietra ghiacciata. Allora, di qua non c'erano, mi salto, i forzieri. Là ce n'è uno. Qua a terra non ce ne sono. Quindi benissimo. Ma qua c'è una chiave o un mimic? Ok, la chiave delle stelle. Qua ci sarà un bel po' da fare come... come backtracking per ottenere tutto. Purtroppo sto livellando una pistola decisamente più scarsa rispetto a quella che... piuttosto a quella che comunque ho utilizzato finora. Infatti mi conviene molto di più utilizzare la spada rispetto alla pistola, perché come potete vedere faccio solamente 80 come danno, mentre la spada già riesco a toccare addirittura i 200, senza considerare il fatto che posso tranquillamente utilizzare anche altre spade a breve, specialmente quando si riuscirà a maxare questa, mi darà veramente una grande mano. Allora vediamo un po'. Qui non c'è nient'altro. Dai, questi sono abbastanza... questi sono abbastanza duri da affrontare. Ok, utilizziamo questa che è meglio. Rischiamo di perdere effettivamente troppo tempo. Allora, il calabrone nonostante tutto dovrebbe subire danni anche da questa pistola un po' più scarsa, oserei dire. Quindi non è un grosso problema. Purtroppo il vulcano, ecco, è quello che fa perdere un po' più di tempo. Però vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, andiamo ancora avanti un po' insieme. Andiamo ancora un po' avanti insieme. Dopodiché magari no, dico stacco, taglio e vi lascio. Cioè, e ci rivediamo poi più in là. Allora, qua non ci sono, non ci sono forzieri, quindi possiamo andare direttamente a salvataggio. Perfetto. Allora, utilizziamo perfetto. Let's just leave it at that for now. Ulala, addirittura tre forzieri. Qua ho l'impressione che ci sia un mimic di quello pazzesco. Ho questa grandissima... Perché lo sapevo? Effettivamente con questa pistola levo veramente, veramente poco. Ok, abbiamo paralizzato. E anche stordito adesso, vero, è caduto. Questi effetti secondari delle nostre armi sono fighissimi. Olè. Abbastanza easy, oserei dire.
Allora, sblocchiamo il teleport. Non credo che ci sia altro, quindi possiamo proseguire. Qui effettivamente dobbiamo vedere. Comunque, continuo ad esplorare, continuo ad andare avanti e ci vediamo poi nel momento in cui siamo concentrati sulla trama. Looks like we made it in time. The negotiations dragged on thanks to that idiot Banage. We nearly let a truly historic moment pass us by. Oh, he's a would-be politico, a senile old man with an obsolete sense of justice. Yes, yes, you're right on the ball, my dear Norma. He's always delaying council decisions. The man is an absolute nuisance. Not to change the subject, sir, but I think they're about to begin. Ah, at last. This should be fun. After all, this is where all of Datron's money went. All those millions. When you think of what it'll bring us in the end, it's practically a steal. Now then, the time has come for you to serve your president. Work hard. And don't disappoint him. What is up with that mask, anyway? My apologies, sir. Apparently, they still haven't quite finished forming his face yet. Care to take a look? No, that's all right. Quindi ci stiamo avvicinando a una parte più succosa della nostra avventura. Però per il momento non è ancora il momento, cioè non è ancora arrivato il momento però di concentrarci, quindi ci vediamo tra poco. I wish we'd come during the winter. I'll take you on. Here they come, bunch of wimps. Let's just leave it at that for now. Damn, it's hot. I don't get people who live in the desert. Thank you.
come? Bunch of rebels. I'll take you on. Over there! Jaster! That's the end of that. This is really hot, but it's still better than getting discovered and poked full of holes. Don't go running off just anywhere. Or else they'll get there ahead of us. I feel like I could run forever. Here they come. Here they come. Bunch of wits. Over there. That's how you get it done. I wish we'd come during the winter. I'll
take you on. What a waste of time. That's the end of that. We gotta hurry up, or else they'll get there ahead of us. Don't go running off just anywhere. Benissimo signori, abbiamo esplorato tutta quanta la parte delle, come potete vedere, delle rovine. Mancano soltanto qualche punto, ma non c'è nulla di interessante. Abbiamo preso tutti i tesori che c'erano da prendere. Vi consiglio soprattutto di tenere gli occhi aperti, perché i tesori sono nascosti anche nei luoghi dove voi non vi immaginate. Per cui perdete magari quei 5 minuti di tempo in più se state utilizzando questo video o comunque questa serie come una guida. Io direi che per il momento è tutto, noi ci salutiamo e ovviamente ci becchiamo alla prossima.